Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 14 febbraio. E vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata su tutti quanti i giornali. Beh, insomma, il tema fondamentale della giornata, però, ragazzi, stiamo anche abbastanza sereni, è quello, come direbbe Renzi, è quello della crisi di governo. Voi ci credete che questa crisi di governo ci sarà effettivamente? Beh, insomma, che cosa è successo? È successo che ieri se la sono data come De Fabbri, Conte e Renzi. Renzi, insomma, è il solito bulletto, diciamo, da un punto di vista politico, per cui le mena e poi fa sempre finta: ah, se mi volete cacciare siete voi che mi cacciate. Prima mena e poi dopo che ha menato dice: siete voi che volete fare la crisi. È evidente che lui prima ha fatto nascere questo governo e oggi rischia di farlo morire. Per chi ama questo governo è un disastro, per chi non lo ama come il sottoscritto è una grande notizia. Ma sarà vero che questo governo cade? Beh, insomma, io intanto vi leggo i titoli dei giornali sono, per quello che valgono, danno il senso che questo governo è a un passo dalla crisi, come dice il Quotidiano Nazionale, oppure com'è che dice? Capolinea Conte, dice il giornale di Sallusti. Per il giornale Conte, infatti, telefona a Mattarella, così come tutti gli altri giornali dicono quest'altro elemento di cronaca, e cioè che il Presidente del Consiglio ha chiamato Mattarella e gli ha chiesto un po' come muoversi e soprattutto oggi Repubblica fa una sorta di, come possiamo dire, telescrizione. No, non si può dire così. Una sorta di diretta di questa telefonata tra Napolitano e Conte, dicendo quello che gli avrebbe detto Conte a Mattarella. Scusatemi, e insomma, io dico: ma chi c'era? Una cimice nel telefono? O c'era un portavoce del Quirinale che spiffera tutto alla Repubblica? E tra le cose che gli avrebbe detto è che Conte non gli ha ancora detto se andare in Parlamento a fare una verifica più o no, più o meno, di questa vicenda. Però certo è che la telefonata c'è stata e questo l'hanno detto tutti quanti. Tito su Repubblica dice: crisi virtualmente aperta. Insomma, la crisi secondo loro ci sarebbe. Io non ci credo, fino alla fine io non ci credo. Così come non credevo che potesse cadere il Conte 1 e ho sbagliato, non credo che possa cadere il Conte 2 e sbaglierò anche sul Conte 2. Ma per un semplice motivo, per il motivo è molto 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 banale. Questi scappati di casa del Movimento 5 Stelle, ma anche questi 20 deputati e 17 senatori, quello che l'è dei renziani, non troveranno mai più un posto di lavoro nei prossimi anni. Ma chi se lo prende? Di Maio, Patuanelli, Spatafora, Fioramonti, il ministro dell'università Fioramonti, che è riuscito a dire che il coronavirus è figlio di questa società occidentale. Su Twitter oggi dice una cosa incredibile: la globalizzazione, la società occidentale, le disuguaglianze, queste creano il coronavirus. 1200 morti, Fioramonti. Toc toc! Quando c'era la tua società, quella medievale, i morti erano milioni. Quando c'era la tua società, quella capitalistica della fine del Novecento, la spagnola ne faceva centinaia di milioni di morti, non 1200. Toc toc! Fioramonti, ma io dico questa roba di Fioramonti di oggi. E questo è stato ministro dell'università, ministro dell'università. Devo dire che si è fatto fuori da solo. E Renzi che cosa sta facendo? Renzi ovviamente prima si mette in area di rigore, cioè fa sì che il governo nasca, poi si mette lì per cercare il fallo. Il fallo è quello che ieri avrebbe detto Conte: questa è un'opposizione maleducata. Io trovo sempre fantastico il presidente del Consiglio Conte, che ha questo aplomb da signore meridionale. È stato eletto con Grillo, con quello del vaffanculo, con quello di apriamo il Parlamento come una scatola di tonno. Con questo è stato eletto Conte. Poi dice: la posizione di Renzi è maleducata. Renzi dice: beh, insomma, se tu vuoi aiutarti ad andartene via, non c'è problema. E secondo le indiscrezioni dei giornali ci sarebbero tre opzioni: un governo istituzionale, un Draghi, una cosa di questo tipo, oppure un cambio di passo all'interno del governo. Entrerebbe invece che Conte un Gualtieri che non dispiacerebbe a Renzi. Non ti stirano bene le camicie, la riga sulla manica non si fa. Mannaggia, ho queste camicie. Poi l'altra ipotesi invece sarebbe quella dell'arrivo dei responsabili, che non è l'ipotesi che ovviamente vuole Renzi, e cioè sostituiscono i 17 di Renzi con i responsabili. Toc toc! Forza Italia! Mallegni, siamo veramente sicuri? Mettete la mano sul fuoco che voi non farete parte di un governo di salute nazionale perché si possa andare avanti. Nel frattempo,
mentre noi facciamo i fenomeni, l'Italia, ed è l'unica cosa di cui si dovrebbe occupare questo governo, più che di tutte queste stronzate che ha fatto negli ultimi 6 mesi, cioè nulla, totalmente nulla, e quello precedente ne ha fatti di peggio, decreto dignità, reddito di cittadinanza, quota 100, una peggio dell'altra, ILVA, una peggio dell'altra, all'Italia, tutto quello. Beh, insomma, cosa sta succedendo? Che su 27 paesi dell'Europa, perché la Gran Bretagna, grazie al cielo, e per loro non c'è più, beh, insomma, 27 paesi dell'Europa, l'Italia è il paese che cresce di meno e crescerà il PIL allo 0,3%. Quindi Germania, che diciamo in recessione, Francia, che diciamo che non cresce, cresceranno all'1,1, tre volte noi. Già c'è un'economia più grossa delle nostre, cresceranno tre volte noi. Stiamo morendo. Siamo le rane nella pentola, come direbbe Chomsky. Siamo morti che camminano con lo 0,3% di crescita. Siamo qua ancora che ci facciamo le pippe, Conte, Renzi, il reddito di cittadinanza. Qua il reddito di cittadinanza lo dovranno dare a tutti quelli che non scappano da questo paese. Nel frattempo c'è un'intervista fondamentale a Giorgetti, l'uomo che tutti quanti dicono, ah sì, se ci fosse Giorgetti, l'uomo vero della Lega, quello potabile, quello che piace ai poteri forti, quello che non rutta, quello che dice le cose serie, l'uomo del sottosegretario alla presidenza, anche quello che litiga con Salvini, diceva qualcuno. Oggi si fa intervistare da Polito e che cosa dice? Ah, Polito, non esiste sulla faccia della terra che l'Italia possa uscire dall'euro. E io sono molto contento su quello che dice, odiando io l'euro, penso che oggi sia troppo tardi uscirne. Oggi mettiamo, e dice un'altra cosa che secondo me è molto giusta, cioè oggi abbiamo, quando Salvini ha fatto il pazzo con l'Europa sui migranti, è il motivo per il quale oggi, come possiamo dire, l'Europa si sta occupando di questo problema. Non penso che l'Europa oggi si occupi di questo problema, ma comunque l'altra cosa che mi viene da dire però a Giorgetti, e che gli avrei detto se l'avessi intervistato con garbo, perché quello è il modo con cui si deve avere nei confronti di qualsiasi politico, è: Giorgetti, toc toc! Forse glielo devi dire a Bagnai, glielo devi dire a Borghi, cioè al presidente della commissione bilancio, a uomini forti del tuo partito che invece l'euro, appena voi governate, dicono che lo vogliono vedere morto. E insomma, non so quanto sia così, diciamo, univoca la posizione della Lega. Fantastica la riforma penale. Guardate ragazzi, la riforma penale che hanno fatto ieri, perché poi nel frattempo hanno fatto riforma penale, contiene al suo interno la riforma della prescrizione, riforma della legge di Bonafede. È una specie di gioco dell'oca. Pensate un po' voi, tra le altre cose che ha preteso Bonafede, sapete quale c'è? Che se voi siete assolti in primo grado, nella vecchia norma si concludeva la prescrizione, quindi dopo il primo grado siete assolti, finita la prescrizione, quindi il processo anche infinito se voi siete assolti. Siccome questo non piace, ovviamente, perché è assurdo, oggi dice: non viene bloccata la prescrizione se tu sei assolto in primo grado, quindi se tu sei assolto hai un procedimento diverso rispetto al fatto che tu sia condannato, ma se tu sei assolto in primo grado un anno solo prima che finisca la prescrizione, viene bloccata la prescrizione per 18 mesi. È una cosa pazzesca, cioè sembrano le regole, ma le regole dell'ego, solo che sono i nostri diritti civili. Quindi avete capito, se siete assolti la prescrizione non viene bloccata, ma se siete assolti e manca solo un anno alla fine della prescrizione, la prescrizione si blocca per 18 mesi. Io la trovo una roba che, cioè, è già difficile raccontare, è molto più difficile capire, ma è assurda poterla anche pensare per un solo secondo. Nel frattempo Mattarella si scusa con i cinesi perché dice che noi siamo stati un po' duri, il consigliere di fatti diplomatico cinese esce dallo Spallanzani e dice basta con questo razzismo nei nostri confronti. Nel frattempo aumentano gli infetti, insomma questo non aiuta alla trasparenza di questa vicenda, perché molti degli infetti cinesi non erano stati calcolati per il semplice motivo che non vengono calcolati quelli che mostrano sintomi del coronavirus ma non sono stati testati con i test, come diceva Lutwak a Quarta Repubblica. Nel frattempo sull'economia avvengono tre cose: il reddito di cittadinanza, dice Gentiloni, e il Fatto di Quotidiano, sono ormai gli unici a dirlo, serve perché ha stimolato i consumi. Cazzate, perché su 7 miliardi di spendi e i consumi si aumentano di 3 o 4 miliardi, l'effetto sui consumi è molto inferiore rispetto a quello che è stata la spesa pubblica, ma questo Gentiloni fa soltanto il commissario agli affari economici europei, non vi preoccupate, non è tenuto a saperlo. L'altra cosa è
i BTP trentennali sono andati a ruba, lo dice il Sole 24 Ore, cioè tu dai dei soldi allo Stato e lo Stato fra 30 anni te li restituisce, non tutti insieme, ma un pochino di meno, quindi tu gli dai 100.000 euro allo Stato e fra 30 anni te ne dà 99.000. Tu devi essere un drogato se fai una cosa di questo tipo, io penso, ma lo Stato che riesce a fare e ottenere 100.000 euro restituite tra 30, sono trentennali questi che ho letto, sono triennali, scusatemi ovviamente, triennali, fra 3 anni, tu dai 100.000 euro oggi, fra 3 anni lo Stato te le ridà 99.000 e lo Stato fa un grandissimo affare, così come l'ha fatto con il quindicennale, mi sembra, che è andato a ruba nelle settimane scorse. Cioè, cosa sta succedendo? L'Italia ha un'economia che fa schifo, occupazione che fa schifo, PIL che fa schifo, produzione industriale disastrosa, ma c'ha lo spread più basso rispetto agli ultimi 2 anni e ha il costo del debito pubblico più basso degli ultimi 2 anni. Quest'ultima cosa è molto buona, ma il punto è che non deriva dalla nostra economia e prima o poi qualcuno ci farà toc toc, ci siamo sbagliati, così come avvenne in America soltanto qualche giorno fa, qualche settimana fa, con l'interbancario. Quando la Banca Centrale Europea smetterà di comprare titoli di Stato, compresi quelli italiani, noi saremo nella merda. E non è Salvini, la politica italiana, la credibilità, è l'Europa, è Verhofstadt, il liberale, che dice che Salvini è un delinquente e Tangentaro. Non sono loro a garantire lo spread. Si chiama BCE. E quando la BCE smetterà di comprare, questo tappo salterà e guai a chi si è comprato un titolo di Stato che è in tassi negativi in Italia. Ve lo scrivo, ve lo sottoscrivo, segnatevi quello che vi ho detto se ci credete o no. Sulla Gregoretti, alleato incredibile di Salvini, oggi Di Pietro sul giornale, che dice, beh, insomma, se Salvini deve andare a processo, a maggior ragione chi gli ha permesso di fare quelle robe lì, e cioè Conte, Mario Aiello, la politica che si fa espropriazione per debolezza o per interessi di bottega, tradisce la sua funzione. Insomma, Aiello dice, ma che siete matti? Il Foglio si mette a sfottere oggi in un pezzo come al solito incomprensibile. Il Foglio c'è un problema, è un po' come la prescrizione. Cioè, Foglio e prescrizione, occorre un libretto di istruzioni. Cioè, cosa state scrivendo, cazzo? Cioè, ci fate capire a noi persone normali che leggiamo Dylan Dog, che leggiamo, non so, che possiamo, Topolino. Cioè, alle persone normali ci fate capire che cazzo scrivete? Mi sembra che abbiano preso un po' in giro la zanzara con quest'aria sofisticata, snob e moralisti e moralista del giornale di Conte. Foglio e Fatto Quotidiano sono il grande giornale di Conte, e entrambi, mentre il Fatto parla come magna, il Foglio gli è rimasta soltanto questa cosa qua, che per sfottere la zanzara fa degli sofisticati involuzioni, diciamo, del virus Ferrara. Scrivo, basta che non capisci. E l'altro invece a scrivere, basta che capisci, che invece viene considerato un grezzone, ma lì almeno io capisco tutto, sono un cretino, è Vittorio Feltri, che se la prende con Francesco Merlo, che aveva attaccato Salvini. E elezioni a Roma nel 2021? Beh, in queste elezioni a Roma ci sarà, secondo la stampa, uno scontro tra Calenda e Letta, e poi ci saranno i leghisti e il centrodestra, lo vedremo. Questa è l'ipotesi della stampa. Elly Schlein, nuova vicepresidente della regione Emilia Romagna, va in un programma dove nessuno la vede, della scicchissima, elegantissima Bignardi, e dice che ha avuto sia dei ragazzi sia delle ragazze. Notizia del tutto influente in questo mondo normale in cui ci troviamo, ma i giornali godono come dei ricci. Qualcuno ha scritto su Twitter, giustamente, questa a 28 anni è fatta la relatrice per il trattato di Dublino e non se l'è cagata nessuno, giusto o sbagliato che sia. Oggi dice che sei stata un po' con qualche uomo, un po' con qualche donna, in un programma che non ha visto nessuno, meno del Parlamento Europeo, e tutti i giornali le dedicano, tipo Concita De Gregorio, quelle parole semplici. E Gramellini, San Valentina, ma perché c'è sta roba qua? Se ci fosse da Sanremo solo baci tra uomini, va tutto bene. Oggi sulla Verità c'è un pezzo stupendo in cui uno psicanalista si è permesso di dire a qualcuno, non so, un paziente, guarda che conviene che ci sia un padre e una madre per un figlio, ed è stato deferito all'ordine degli analisti. Insomma, lui è deferito agli ordini degli analisti e tutto il mondo celebra la Schlein. Facesse quello che cazzo gli pare, chi se ne frega con chi si bacia, con chi sta,
e con chi non sta. Mi piace questa specie di grandissima eco mediatica. Vicepresidente, stravotata in Emilia Romagna, è stata la relatrice del Trattato di Dublino, ma è importante che si sia baciato e sia fidanzata con una donna. Simon Tacchi, il grande avvocato, presidente della Fondazione Buzzi, il grande avvocato di Pappalardo Erede, l'uomo che conta nel gruppo Cairo RCS, intervistato, lo fa una volta alla settimana dal Corriere della Sera, ma devo dare atto finalmente a Sara Bettoni, è la prima giornalista del Corriere della Sera, che si ricorda che quello che intervista è anche membro del Consiglio di Amministrazione del giornale che gli paga lo stipendio. Devo dire che questa roba qua è semplicemente stridente rispetto a quello che è successo soltanto una settimana fa, che lo stesso giornale intervista Simon Tacchi e non si ricorda che è membro del Consiglio di Amministrazione del giornale. Brava Sara, che non conosco, ma evidentemente ha fatto quello che loro stessi hanno sempre detto di fare, cioè manifestare il possibile potenziale conflitto di interessi, se c'è. Io non penso, perché comunque la notizia meritava. Conad, la leggenda da tutte le parti. Sentite un po' voi, facciamo un casino pazzesco perché licenziano 420 della Whirlpool, la grande multinazionale, però se è Conad ed è pugliese ed è mincione, tutti zitti e pippa, perché mettono 5.323 persone in cassa integrazione su 8.800 e fanno 3.100 esuberi. Allora io mi chiedo, ma perché in questo paese se a licenziare Conad, se a mettere in esubero Conad di pugliese, bello comunista così, tutti zitti e muti, e se lo fa la grande multinazionale Whirlpool, dove perde 2 milioni di euro al mese, tutti quanti a fare le prime pagine dei giornali? Avete letto? Toc toc! Una prima pagina dei giornali su Conad che licenzia? L'avete letta da qualche parte? Oggi l'ho letta sul Corriere della Sera, come su altri giornali, perché i sindacati sono furibondi. Magari fanno bene, magari il futuro di quella società non può che essere quello, ma mi sembra favoloso che Conad silenziata. Nessuno ne parla. Fantastico. Direi che per oggi è tutto. Noi ci diamo appuntamento come sempre sul sito nicolaporro.it e con la zuppa di domani. Ciao!